con l'avvento del CIMEC, la quantità di incasso è stata ha raggiunto dei giorni in cui c'era un incasso che era 5, 6 volte, 7 volte quello che era prima. Cessato il CIMEC, è crollato tutto. E allora ha detto la Guardia di Finanza: questo è convenuto al cliente, è convenuto al commerciante, è convenuto al fisco, perché noi abbiamo rispettato puntualmente gli impegni fiscali, mi ha detto il titolare dell'esercizio. Quindi quando noi abbiamo fatto questo, abbiamo visto che anche al fisco conviene questo incremento di attività, perché noi abbiamo incrementato, diciamo, l'avviamento, il movimento di merci, il movimento di pagamento di denaro, e abbiamo visto che Guardia Grele è stata giudicata la piccola Svizzera. È cambiato tutto a Guardia Grele. È un caso unico al mondo che una cittadina ha una sua moneta, chiamiamo local money, perché non voglio usare il termine moneta, in aggiunta, che è il surrogato, se vogliamo, della moneta corrente, come è il surrogato della moneta e la merce che io voglio usare per pagare in un contratto di permuta. Se io... Pronto? Pronto, buonasera, professor Auriti. Mi dica. Chiamo da Penne. Sì. Premesso che lei è un genio, perché io la seguo da 2 anni, ma no, non perché voglia farle un complimento, ma perché riconosco la grandiosità della sua idea. Mi mortifica, insomma. No, assolutamente. Non merito tanto. No. Mi dica. Anzi, per me meriterebbe il premio Nobel. Troppo. Però, a parte questo, volevo chiederle, secondo lei, a quanto è, cioè, in che misura è quantificabile il reddito di cittadinanza che lo Stato dovrebbe corrispondere a ogni cittadino specialmente disoccupato? Grazie. La ringrazio, buonasera. Ora, la risposta a questa domanda basa su un principio fondamentale. La legge morale è immutabile, la legge economica no, cambia. Per esempio, al tempo dell'uomo delle caverne, l'uomo che aveva una caverna era un signore. Al tempo odierno, chi vive in una caverna è solamente il misero, l'uomo più povero che non ha possibilità di avere una casa. Perché lo volevo portare questo esempio? Perché noi dobbiamo iniziare a programmare il reddito di cittadinanza tenuto conto della situazione economica attuale. Per cui noi proponiamo di commisurare il reddito di cittadinanza al minimo della pensione, che naturalmente va tenuta in considerazione non solamente nella sua entità numerica, ma anche nel suo reale potere d'acquisto. Ecco, per cui la risposta alla sua domanda è una risposta che è molto più complessa, perché io non posso dire, io gli voglio dare, non so, 500.000 lire, 600.000 lire al mese, perché una persona per vivere ha bisogno di questo. Bene, io dico, un parametro potrebbe essere il minimo di pensione, che potrebbe essere 600.000-700.000, una cosa così. Però è puramente orientativo, perché questo principio è un principio che significa un minimo di garanzia che va data a ogni cittadino in aggiunta a quello che guadagna. Quindi sia il miliardario sia l'uomo della strada ha un reddito di cittadinanza. Se poi il miliardario quel reddito di cittadinanza lo vuole regalare, sono affari suoi, però il reddito di cittadinanza gli spetta alla stregua anche del più povero dei cittadini, e questo per una questione di dignità giuridica, perché noi non vogliamo fare l'elemosina di Stato. L'elemosina di Stato è quella che viene fatta dai politici attuali, i quali intervengono di volta in volta, caso per caso, per dire: io ho una famiglia numerosa, voglio elargire un esonero dal fisco oppure un contributo, come si chiama. Quella è l'elemosina di Stato, non mi piace. Il principio dell'elemosina va bene per l'emergenza. E su questo io capisco, per cui quando viene, non so, l'extracomunitario da noi in Italia, noi dobbiamo, per ragioni di carità
cristiana dobbiamo aiutarlo, però in prospettiva noi dobbiamo affermare un principio che deve essere valido per l'uomo come tale, qualunque sia la sua la nazione di origine, qualunque sia il suo paese, qualunque sia la sua. Noi dobbiamo garantire ad ogni popolo un reddito di cittadinanza per tutti i membri di quella collettività. E allora noi che cosa abbiamo? Abbiamo una spinta inversa a quella attuale, perché noi diciamo per esempio agli extracomunitari: se voi volete il reddito monetario cittadinanza, tornate a casa vostra, perché a casa vostra noi potremo organizzare le cose in modo tale che voi abbiate la vostra moneta a casa vostra e che vi garantisca la continuità vitale. Quando questo si verifica, vengono meno le spinte di movimento di masse umane basate sulla regola della sete dell'acqua. Pronto? Pronto? Sì. Professore, dimmi. Come se la passeranno le banche quando il SIM che viene fuori? Una domanda un po'. Sì, ecco, grazie, una bella domanda. Le banche private, ogni angolo c'è una banca, no? Come se la passeranno con il SIM? Ecco, è una domanda allegra. Io la ringrazio di questa domanda e le voglio dare una risposta con una proposta che noi abbiamo già programmato, perché noi abbiamo detto, una volta che il SIMEC si sarà riempito di potere d'acquisto, cioè di valore indotto, noi vogliamo fare i prestiti di denaro senza interesse, cioè gratuiti. Una volta restituito il SIMEC, dopo i prestiti effettuati senza interesse, una volta restituiti, i SIMEC vanno ripartiti fra i cittadini come reddito di cittadinanza. Quindi non è che come la banca che fa? Emette la moneta, uno gliela restituisce e quella moneta va in tasca agli azionisti della banca. Chiaro? Quindi all'atto dell'emissione la banca ci espropria, ci indebita dei soldi nostri e questo va a ingrassare gli azionisti, anche gli azionisti della Banca d'Italia. Tant'è vero che la Banca d'Italia come società per azioni è una società con scopo di lucro, tant'è vero che paga le tasse. Ora, mentre la Banca Centrale è con scopo di lucro, noi vogliamo fare la moneta con lo spirito di San Francesco, cioè con spirito di povertà, con spirito di servizio. Questo vuol dire cristianizzare la moneta. E allora che significa, lei ha detto giustamente, la contrapposizione del SIMEC alla lira, del SIMEC al dollaro, alla sterlina, che poi tutte le monete di tutti gli stati del mondo sono monete emesse dalle banche centrali prestando, quindi sono di proprietà delle banche centrali e indebitate alla collettività. Naturalmente noi cosa vogliamo? Vogliamo normalizzare, cioè rovesciare questo rapporto tra la moneta e il cittadino, perché oggi all'atto dell'emissione la moneta viene addebitata, noi vogliamo che sia accreditata, che io devo dare la proprietà e quindi accreditare la moneta, perché siamo noi, sono soldi nostri, ce li date. Chiaro che su questo principio la banca può essere accettata come azienda di servizi, ma non come azienda di usura, come oggi è. Oggi abbiamo la legalizzazione dell'usura, tant'è vero che noi abbiamo affermato che noi non siamo il regime di democrazia, ma di usurocrazia. E l'usurocrazia è nata in Inghilterra nel 1694 con la sterlina e la Banca d'Inghilterra, perché da quel momento è nata la moneta debito, cioè il capitalismo. Il capitalismo ha quella origine. Ora, voglio prendere lo spunto per dire una battuta scandalosa. Nel Capitale Marx mette sotto accusa in modo pesante la Banca d'Inghilterra, cioè accusa il capitalismo finanziario parassita e usurocratico. Allora io voglio mettere questa battuta di Marx, che è contro il capitalismo dell'alta finanza, vicino a un'altra battuta di Mussolini, quando Mussolini diceva la guerra del sangue contro l'oro. Con altre parole, Mussolini ripeteva quello che aveva detto Marx, e non a caso all'origine Mussolini era un socialista. Quindi noi abbiamo dei fermenti culturali, sia a destra che a sinistra, che vanno meditati in senso positivo. Noi non possiamo più considerare le scuole politiche con atteggiamento fazioso, con atteggiamento di esasperata polemica. Obiettivamente, quando io ho detto, io non sono mai stato comunista e tutti lo sanno, però
Quando Marx fa la critica alla Banca d'Inghilterra, dico, bisogna togliersi tanto di cappello, perché su quel punto Marx ha ragione. Così, quando Mussolini parla della guerra del sangue contro l'oro, con tutte le riserve che noi possiamo fare contro la dittatura fascista, dobbiamo chiarire che su quel punto lui aveva ragione. L'Italia ha perso la guerra dalla parte del sangue, meglio che se l'avessimo vinta dalla parte dell'oro. E naturalmente dire questa frase, sono frasi pesanti. A questo punto mi dite, ma Giacinto Auriti è un fascista? No, io non sono un fascista, io sono per una democrazia integrale, cioè il popolo non deve avere solo la sovranità politica, ma anche la sovranità monetaria, cioè la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Questa è una cosa nuova, che non ha detto né Marx né Mussolini, che non ha detto né la destra né la sinistra, è una formula nuova.